Recentemente la rivista Edge ha pubblicato una classifica dei migliori 100 videogiochi di tutti i tempi. Ed in testa, guarda un po', hanno messo Dark Souls. Partiamo dal precisare un concetto basilare. Essere il miglior gioco di sempre non implica che Dark Souls ti debba piacere per forza. Qui non si sta parlando del videogioco perfetto. Non si sta parlando di individuare un videogioco che piaccia a tutti. Un videogioco che possa piacere a tutti non esisterà mai. Non si sta parlando di questo. Anzi, vi dirò di più. Se si dovesse stilare una classifica dei migliori giochi di tutti i tempi in base al numero di persone alle quali piacciono, FIFA, Call of Duty e Minecraft dovrebbero essere in testa. E beh, non credo che debba essere così. Tornando a noi, come si fa a stilare una classifica obiettiva dei migliori giochi di tutti i tempi? Bene, in realtà è molto semplice. Per valutare un videogioco in maniera oggettiva si deve valutare quanto gli autori sono riusciti nel loro intento e quanto il loro intento era difficile da ottenere. Mi spiego meglio. Alle Olimpiadi, in determinate gare, ad esempio quando si fanno le gare dei tuffi, l'atleta compie una determinata prodezza che ha un coefficiente di difficoltà. Il voto della giuria alla fine della sua esibizione sarà in base a quanto è difficile eseguire il suo gesto atletico. Quindi, tornando a noi, se andiamo ad analizzare il coefficiente di difficoltà nel realizzare un videogioco come Dark Souls, ci rendiamo conto che gli sviluppatori hanno effettivamente eseguito il compito in maniera eccezionale, riuscendo ad andare addirittura molto al di là delle loro aspettative. Una volta capito questo concetto, andiamo in ultimo ad analizzare il perché Dark Souls ha un coefficiente di difficoltà così elevato e perché è stato un successo su tutta la linea. Partiamo dal più grande luogo comune presente sul titolo. Dark Souls è bello perché è difficile. Cazzate! Mamma mia quante cazzate che sento sul web, ragazzi, stronzate! Ma dove? Ma quando? Se reputate Dark Souls un gioco difficile, scusate se ve lo dico, ma vuol dire che non avete mai giocato ad un gioco difficile in vita vostra. Ma voglio dire, io mi ricordo a metà degli anni 90 che tutti i videogiochi prevedevano il game over. Dark Souls, molto semplicemente, reinterpreta uno stile di gioco che è stato abbandonato. Quindi, il grande merito di From Software non è stato quello di fare un gioco difficile. Non è quello il punto. Il grande merito di From Software è stato quello di confezionare un gioco vecchia scuola con un format che si credeva ormai morto e sepolto e di rinnovarlo e piazzarlo sul mercato odierno. Il fatto che Dark Souls appartenga generazionalmente alla settima generazione non lo lega in effetti per forza a quella stessa generazione, dato che, essendo stato concepito con un format di gioco vecchia scuola, ha teoricamente e praticamente un ciclo vitale infinito. Qua sta il coefficiente di difficoltà. Il difficile non sta nel creare un videogioco che possa essere bello oggi. Il difficile sta nel creare un videogioco che possa essere bello anche tra 10 anni, tra 20 anni, sempre. E qualora non ve ne foste accorti, Dark Souls è del 2011. E più passa il tempo e più se ne parla. Insomma, niente male. Tuttavia, questa è una caratteristica che basterebbe a Dark Souls per elevarlo tra i migliori titoli di sempre, ma non come il migliore. Cos'è dunque che rende Dark Souls migliore di tutti gli altri? È la libera interpretazione. La grandiosità di Dark Souls sta nel fatto che la community di appassionati completa il videogioco stesso. Che è la stessa cosa che rese grande Half-Life 2 o StarCraft, ma con la differenza che non è solo il gameplay a poter essere interpretato, ma lo è anche la storia, la lore. Il fatto stesso che Dark Souls sia interpretabile sia dal punto di vista di gameplay che dal punto di vista emotivo lo rende, di fatto, un'opera d'arte contemporanea. Quindi, per tutte queste motivazioni, ritengo di poter affermare con estrema convinzione che Dark Souls è effettivamente il miglior gioco a cui io personalmente abbia mai giocato. Di sempre. Migliore inteso come il gioco che è stato fatto meglio, non come il gioco preferito, non come il gioco che mi ha emozionato di più, non come il gioco che mi ha divertito di più, ma come il gioco che è stato fatto meglio.
il gioco che durante le mie sessioni non potevo fare a meno di pensare. Sì, io magari per i miei gusti preferisco altri giochi, è vero, però c'è da dire che un gioco fatto così bene probabilmente non lo faranno mai più.